Una sensazione davvero di dispiacere immane, è come portare al rogo il proprio ovviamente allevamento, le bestie che si sono accudite per anni e c'è tutto il sacrificio di un'azienda e quindi è doloroso, davvero doloroso. Non è facile accettare a cuor leggero una cosa del genere, essere costretti a bruciare le proprie api perché bisogna debellare un coleottero. Si chiama Etina tumida, è arrivato per la prima volta in Italia il 5 settembre scorso. Viene dall'Africa ed è considerato una malattia pericolosa per le nostre api. In realtà a loro non causa alcun male, il danno semmai lo potrebbe provocare all'apicoltore perché gli distrugge l'alveare. Per eliminarlo, il Ministero della Sanità ha ordinato di distruggere con il fuoco tutti gli alveari. Al ritrovamento di soltanto un insetto, un coleottero all'interno di una sola arnia componente una postazione apiario, si è distrutta l'intera postazione. Quindi un danno immane per l'ambiente e per, ripeto, per il lavoro degli apicoltori. Il dramma è che le api, che sin da bambini abbiamo conosciuto sui libri di scuola come insetti altamente sociali, che si aiutano a vicenda, che lavorano per raggiungere lo stesso obiettivo, davanti al fuoco non scappano. Restano nell'alveare per cercare di difendere la famiglia, la loro regina. Il coleottero, invece, non appena sente il calore, scappa e la fa franca. Gli Stati Uniti, l'Australia, dove hanno avuto il problema, stanno già lavorando, tenendo a bada il coleottero e tutto sommato non rimane lo spauracchio che si sta pensando possa essere in Europa. Noi sosteniamo che questo può essere tranquillamente combattuto e fermato attraverso delle tecniche bio, con delle trappole, così come avete visto fare. Che servono sia per monitorare la presenza dell'insetto, sia per la cattura, anche la cattura massale. Fino ad oggi, nella sola provincia di Reggio Calabria, sono state mandate a rogo più di 3.600 arnie, 200 milioni di api bruciate vive, ma non è servito. Il coleottero non è scomparso. Tutti gli alveari che rientrano nelle zone rosse sono sotto sequestro e non possono essere spostati perché le api sono malate. In agricoltura si dice che malattia è quando crea un danno economico. Noi oggi crediamo che il danno economico sia dovuto al rogo e non alle conseguenze dell'etina. Un danno lo provoca, ma laddove le arnie sono vigorose e gli apicoltori sanno fare bene il proprio lavoro, riteniamo che questo non sia assolutamente un danno. Il danno che non si vuole ancora capire, ma lo capiremo a primavera. Quando gli agricoltori si accorgeranno che non ci sono più le api da poter impollinare le loro specie coltivate, allora il danno sarebbe 100.000 volte più grosso di quello che potrebbe essere creato al settore apistico. Non trovando ascolto, 120 apicoltori sono ricorsi al TAR, che ha chiesto al Ministero della Salute chiarimenti, visto che è scritto nell'ordinanza non emergono specifiche e circostanziate motivazioni sulla necessità di distruggere gli apiari. Ne discuteranno nella prossima udienza, fissata per il 19 febbraio 2015. Non possiamo aspettare altri 60 giorni, termine fissato dal Tribunale amministrativo, per decidere il da farsi, aspettando cosa il Ministero decide. Noi chiediamo che blocchino immediatamente i roghi perché l'apicoltura calabrese non può attendere, non può essere ancora di più distrutta da questa ordinanza. Noi non temiamo il coleottero, noi temiamo questa burocrazia, questo sistema che si è creato e che non ci permette più di lavorare.